Marco, una vittoria che ci voleva, era quello che serviva. Una vittoria che ci voleva per noi, perché venivamo da una settimana importante in cui ci siamo ribaditi più volte quanto questi tre punti fossero un buon viatico per iniziare una settimana molto difficile, che è quella con Montichiari e Novara, e soprattutto tre punti che vanno a consolidare quanto di buono fatto la settimana scorsa con Casalmaggiore. Certo, in alcune occasioni ancora un po' di brividi avete fatto venire voi stessi e anche al pubblico, ecco, anche in panchina siete muto? Sì, ma guarda, queste partite qua purtroppo regalano situazioni che ti possono dare grandi gioie, come a un certo punto anche buttarti giù, in termine tecnico, veramente segarti le gambe. Brave le ragazze a gestire momenti difficili che potevano essere armi a doppio taglio, confermare quello che abbiamo fatto di buono nonostante le situazioni più complicate non era semplice, quindi stare in partita anche giocando la fine al 24 pari era importante, ci siamo riusciti bene. Cosa è successo quel dubbio punto, insomma, su quella situazione che non si è capita tanto bene? Ma è successo che evidentemente c'è stato qualcosa, qualche discordanza tra il refertista e il punteggio. Bene non si è capito, nel senso che agli scoutman mancava un punto, noi eravamo un punto indietro secondo gli scoutman, secondo il refertista un punto in più, poi non si è capito bene come loro siano arrivati a 22, insomma c'è stato un po' di confusione che ora a dirti com'è andata bisognerebbe rivedere punto per punto il set. Ora Montichiari, una partita fondamentale in casa loro, loro hanno perso, adesso siamo avanti rispetto a loro in classifica, ecco, cosa mi puoi dire di questa sfida cruciale? Ti posso dire che il risultato di stasera per noi, perché io la loro partita ovviamente a parte il punteggio non so come sia andata, per noi sicuramente è una cosa da cui ripartire, come ho detto prima, andare là per giocare per vincere la partita, questo è indubbio, non andiamo là per altri scopi se non per questo. Loro sicuramente vengono da un periodo positivo, la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, risultati importanti, quello di stasera può essere uno scivolone, quindi ci può tranquillamente stare, bisogna analizzare la partita che hanno fatto loro e capire un po' cosa sia successo. La situazione di Ilmaz com'è? Ci sarà mercoledì, ci sarà magari sabato? La vedo dura, Gosdi sta lavorando per ritornare, però ha subito un brutto infortunio alla caviglia e purtroppo quando ci sono queste cose qua il tempo è l'unica cura che si ha e quindi bisogna fare con calma, accelerare le cose può essere più dannoso dell'infortunio stesso, quindi insomma vediamo giorno per giorno.